Fino al 31 agosto 2016 il Museo Marca di Catanzaro dedica una retrospettiva a Giosetta Fioroni, una tra i maggiori protagonisti della pop art italiana ed esponente della scuola di Piazza del Popolo di Roma. La mostra ripercorre i primi anni della carriera dell'artista romana attraverso 70 tele e carte d'argento realizzate tra gli anni 60 e i primi anni 70 del secolo scorso, momenti cruciali della sua ispirazione. Il percorso espositivo è inoltre ricco di documenti provenienti dall'archivio Fioroni, come i bozzetti della Spia Ottica, performance che inaugurò nel 1968 il festival Il Teatro delle Mostre, i disegni degli abiti di scena per l'opera Carmen, diretta da Alberto Arbasino nel 1967 per il Teatro Comunale di Bologna, e le illustrazioni per le copertine di libri. La rassegna si apre con le opere prodotte a cavallo tra la fine del 1950 e l'inizio del decennio successivo, caratterizzate da quell'estrema leggerezza e freschezza di toni che ritorneranno anche nei momenti successivi del percorso artistico di Giosetta Fioroni. Allora, sono molto contenta di questa mostra al Museo di Marca di Catanzara. La mostra mi è piaciuta molto, è stata allestita dal Marco Meneguzzo, che ha scritto anche un bellissimo testo nel catalogo. Il catalogo anche è molto riuscito, l'ha realizzato Piero Mascitti per Silvana Editore. Ci sono testi di tutti e tre i curatori, anche di una giovane storica dell'arte che si chiama Elettra Bottazzi, che adesso non ne stava bene, non è potuta venire, ma abbiamo fatto una bella intervista insieme. Io non ero mai, sono stata più volte in Calabria, ma non qui a Catanzaro, che mi sembra un posto bellissimo. Posso dire che io è una mostra dedicata a un decennio, dal 60 al 70, ossia dal 59 al 71, per cui è un decennio importante perché è stato l'inizio di tutto un mio lavoro con questa vernice speciale alluminio, un lavoro dedicato all'immagine della donna, all'elemento femminile, non femminista, ecco, diciamo. In questo luogo un punto di attrazione culturale importante che guarda al paese ma anche all'Europa. Giosetta Fioroni qui stasera ancora una volta è un personaggio che arricchisce ormai la storia di questo museo perché è un personaggio veramente storico della pop art italiana e in questo momento viene qui anche ad inaugurare, anche se lei non lo sa, la rete museale della provincia di Catanzaro, perché noi 15 giorni fa abbiamo adottato una delibera importante dove abbiamo messo su la rete museale. Alla rete museale possono partecipare tutti i musei della provincia e della città di Catanzaro, oltre ai quattro nostri, perché questo ci consente di fare una progettazione che possa drenare risorse europee.